dai dati emerge chiaramente che c'è una riduzione per quanto riguarda, diciamo, la percentuale dei contagiati, ma soprattutto proprio nella giornata di ieri mi pare erano 3.900 i nuovi contagiati, il 94% erano asintomatici. Cercheremo di potenziare una comunicazione che va, anche perché ritengo che questa variante Omicron, che oramai è prevalente, come è noto, diciamo, i sintomi sono nettamente inferiori rispetto a quella Delta, e quindi ci avviamo probabilmente a quella che è una fase non più pandemica ma una fase endemica. Quindi bisogna fare comunicazione, informazione, sensibilizzazione, ma soprattutto invitare tutti i cittadini che ancora non l'hanno fatta a vaccinarsi. Oggi abbiamo i presidi per poterci difendere da questa pandemia a partire dai vaccini, e poi abbiamo per fortuna anche altri protocolli terapeutici a partire dagli antivirali, i nuovi antivirali che sono utilizzabili, e poi altri farmaci come gli anticorpi monoclonali. Ma a questi presidi vada comunque aggiunto un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, che oggi rimangono ancora indispensabili. Dobbiamo intensificare questa app vaccinale nelle scuole, anche perché è aumentato il numero di bambini, diciamo, vaccinati nell'età da 5 a 11 anni.